Giorgione, all'anagrafe Giorgio Barbatelli da Castelfranco, è considerato uno dei più importanti pittori del XV secolo e tra i padri fondatori della pittura veneta. Della sua vita non si sa molto. Sappiamo che la sua carriera non durò più di 15 anni e che a lui possono essere attribuite con certezza massimo 6-7 opere. Giorgio Vasari, il grande storico dell'arte, disse di lui che era un uomo affascinante, dotato di una geniale personalità e attento alle mode del tempo. Giorgione, chiamato così probabilmente per sottolineare l'imponenza fisica e morale, da giovanissimo si trasferì a Venezia per lavorare nella bottega di Giovanni Bellini, uno dei più importanti esponenti del Rinascimento italiano. Da Bellini, Giorgione apprese soprattutto l'attento uso dei colori e della fusione dei toni che nelle sue opere assumono un ruolo chiave grazie all'uso che l'artista fa dello sfumato. Questa tecnica gli permetteva di dipingere contorni soffusi attorno alle figure, col risultato di ottenere un armonico equilibrio tra i diversi elementi. Molti storici dell'arte notano una somiglianza tra lo stile dell'artista veneto e quello del tedesco Dürer o del grande Leonardo da Vinci. Dal maestro veneto Giorgione erediterà anche l'attenzione ai paesaggi, che sono uno degli elementi più riusciti dei suoi dipinti. In Giorgione questi giocano un ruolo chiave nel definire atmosfere e aiutare l'osservatore nell'interpretazione dell'opera. Questo dettaglio è evidente in uno dei suoi dipinti più famosi, La Tempesta. Nonostante nei primi anni di attività Giorgione si dedicò alla realizzazione di soggetti sacri, negli anni della maturità artistica l'artista si concentrò per lo più sulla realizzazione di opere su commissione per una ristretta cerchia di intellettuali veneziani. Per questo motivo molte delle sue opere sono ricche di dettagli, con un significato simbolico spesso di difficile interpretazione. Un'opera che si presta a un'interessante interpretazione simbolica è, ad esempio, la Pala di Castelfranco, realizzata da Giorgione nel 1502 per la cappella di famiglia del cavaliere Tuzio Costanzo. Come spesso avviene nei dipinti di Giorgione, i paesaggi forniscono una chiave interpretativa. In quest'opera, infatti, notiamo da un lato un villaggio in rovina e dall'altro due soldati a riposo, un degno paesaggio per ricordare un guerriero. Una delle opere più famose di Giorgione celebra invece la bellezza. Si tratta della Venere dormiente. Fu realizzata dall'artista tra il 1507 e il 1510. Quest'opera è stata fonte di ispirazione per molti artisti, tra cui Tiziano, Lorenzo Lotto o Dosso Dossi, e secoli dopo Goya, Velázquez e Manet. Il pittore Tiziano ha un legame speciale con quest'opera. Fu lui infatti a completare il dipinto dopo la morte prematura di Giorgione. All'epoca Tiziano aveva poco più di 20 anni ed era uno degli allievi di Giorgione, che ebbe il merito di aver iniziato all'arte anche un altro importante pittore, Sebastiano del Piombo. Nel XVI secolo un'epidemia di peste attraversò l'Europa. Tra tante vittime senza nome, le cui vite sono andate perdute tra le pagine della storia, la morte nera non risparmiò neanche Giorgione, uno degli artisti veneti più richiesti in quegli anni. Morì nel 1519, lasciandoci in eredità poche ma meravigliose opere e il talento dei suoi giovani allievi. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!